casinò, gli alberghi, eccetera. E l'idea di Onassis era di trasformare questo territorio, che pur essendo in Francia, insomma, diciamo, dico una parola che non è appropriata, ma affittato dal principato, trasformarlo in qualcosa di turistico. E il principe si è veramente opposto perché per lui il tennis era molto importante. Quindi 2-1 per Marcelo Rios, quarta nella battuta. Ah, stupenda accelerazione, qui ritroviamo la magia di quel rovescio del giocatore brasiliano che ha quella facilità di braccio fantastica. Beh, la palla qui rimbalza male, è rimbalzata sulla riga, sono righe segnate con il gesso, quindi il rischio del cattivo rimbalzo esiste. 30-0. È molto molto vicino, però confermata il giudizio dell'arbitro. È ancora un errore, un brutto errore, perché con questa palla non si può comunque fare il punto, il famoso errore non forzato, quindi non vale la pena di rischiare, tutt'al più vale la pena di fare un metro dentro il campo e cercare insomma, di concludere, non dico a rete, ma di mettere pressione sull'avversario. Sono tre opportunità del due pari per Kuerten. Brutta risposta anche in questo caso, quindi due giochi pari, 5 secondi alla regia. Rios per la terza volta la battuta. Tenta il contropiede, però non gli riesce. Il 15 è per Rios. Direi che Kuerten sta contenendo bene le accelerazioni dell'avversario che entra dentro il campo, però fa quel velocissimo passo indietro, quasi un attacco pentito il suo. Vabbè, questo è un passante fantastico. Questo è il più bello scambio che c'è stato dall'inizio della finale. Ci vogliono polmoni e gambe. 15 pari. Intanto è arrivato Nicola Arzani, che è il direttore dei sistemi di comunicazione europei dell'ATP. Buongiorno Nicola. Buongiorno a te Lea, buongiorno a tutti voi. 30-15. Pronto, A Nicola poi poserò delle domande perché è diciamo, l'uomo che segue da vicino il circuito, conosce tutti i segreti dei giocatori, assiste alle interviste. Un bell'inizio. E indubbiamente 30 pari, indubbiamente fino a questo momento Rios non ha giocato il tennis che è capace di giocare. Ed è una fortuna per Kuerten che può entrare alla grande in questa finale. Però forse c'è da domandarsi se Rios comincia a giocare che cosa può cambiare in questa finale. Cioè è quella la differenza, cioè lui può dare ancora molto. Kuerten sta giocando bene. E l'equilibrio è perfetto perché siamo due pari e palla del 3-2 per Rios. Jerius. 3-2 Rios, pubblicità.
Ecco, molte volte vediamo, queste fasciature sono di precauzione. Sì. E se la toglie da sola, da solo. Probabilmente la fasciatura era o troppo stretta o... Ma può darsi anche che lui aspettasse che il fisioterapista gli desse il permesso, perché è uno abbastanza ribelle, di toglierlo. Credo che, di togliere, potrebbe essere questa la versione. Vedi, o magari gli sta dando fastidio e... Appunto. Però naturalmente il giocatore prima di farlo chiede, vediamo se la mia tesi è giusta, perché questo non arriva, a questo punto vediamo se il gioco riprende. Sì, infatti, vedi, ha rinunciato, non è male. Marcello aspetta probabilmente il prossimo cambio di campo, per cui non è niente allora di grave. Allora aspettava l'autorizzazione, ma qui una multa gliela diamo poi al fisioterapista o no? Dipende che motivo. Sei diplomatico, per ritardo nell'arrivare, nel non soccorrere il giocatore. Ritardo ingiustificato. Bene, allora abbiamo Rios in testa per 3-2, con Quarton alla battuta. Rios si muove bene, anche se non arriva su una palla che però era molto profonda. Sì, non facile. Dai pochi scambi che ho visto non penso che Rios sia... No, si muove bene, non credo che abbia problemi. 15-0. Diminuito da questo infortunio. Ah, questo è veramente un colpo fantastico. La palla è fuori, non so se potremo rivederlo, ma mi è piaciuto moltissimo la risposta al servizio di Rios. Tutto, lui era praticamente sospeso per aria, no, vediamo la fine. Sospeso per aria, è riuscito ad attaccare la palla e a schiacciarla da un'altezza incredibile, doveva avere un gran controllo per poterlo fare. 15 pari. Per Quarton è indispensabile mantenere profondità di scambio. L'altro è pericoloso se si avvicina alla linea di fondo e si entra dentro al campo. La fortuna non è dalla sua. 30-15. Rios può spingere di più con i suoi colpi. Sì, e quello che sono convinta anch'io, però l'indispensabile per Quarton è tenerlo, capisci, se lo fa entrare in campo, allora cominciano i guai, perché allora lui può angolare, può dettare legge. 40-15 sono due palle del 3 pari in questo primo equilibratissimo set. E 3 pari, 5 secondi alla regia. Al vincitore andranno $361.000 e allo sconfitto $190.000. Premi che verranno aumentati l'anno prossimo, vero Nicola? Sì, penso che i tornei Supernova dell'anno prossimo dovrebbero avere un montepremi di $3 milioni. Non deve avere tanto male per aver fatto un colpo alla Noa come ha fatto adesso, quindi siamo abbastanza tranquilli. Un sospiro di sollievo lo tiriamo, perché noi siamo memori ancora dei dolori che ci ha dato Alberto Costa nella finale dell'Internazionale d'Italia l'anno scorso a Roma. Proprio contro Rios, che doveva giocare contro Rios. Beh, coraggioso Quarton, è lui che impone il ritmo alla partita, è lui che rischia di più. Sono convinto che Marcelo abbia soltanto bisogno di rifare la fasciatura. Oppure magari, sai, preferisce giocare libero, senza. Si vede che si sente abbastanza a suo agio. Sai, la fasciatura, per quanto a volte può anche rendere più difficili i movimenti, anche un fatto psicologico. E qui vediamo la pericolosità di Rios quando entra un metro dentro al campo. 30-15. Ritornando ai Supernova nell'anno 2000, non soltanto il montepremi cambierà,
ma tutti i più forti giocatori del mondo saranno automaticamente iscritti in questi tornei. E beh, questo darà grandi garanzie al torneo di Monte Carlo, ad Amburgo e a Roma, che faranno parte di questi Super Nine. Non so se non ha centrato la palla. Sì, non l'aveva centrata, pensavo addirittura dal suono delle corde che avesse rotto. Dal prossimo anno i 4 tornei del Grande Slam e i 9 supernove dell'ATP diventeranno praticamente la Formula 1 del tennis, con tutti i migliori giocatori del mondo al via. E questo è molto importante, secondo me, perché assolutamente, ci sarà una vetrina, sarà una vetrina eccezionale per il tennis e i nostri giocatori. Questo è il primo doppio fallo dell'incontro, 40-30, e la palla del 4-3 per Rios. Gli appassionati potranno seguire tutti gli avvenimenti più importanti, sapendo già dall'inizio che i più forti saranno in gara. 40 pari, ecco, attenzione, questo è il settimo game, il famoso fatidico settimo game. Siamo 3 pari, 40 pari, Rios era in vantaggio di 40-15. Questo può essere il primo momento delicato di questa finale, da giocare con una seconda di servizio. È molto corto Querten, e questa è ancora più corta, però con prudenza al centro, vabbè, non ha voluto rischiare. Vantaggio Rios, che evidentemente ha ben chiare le idee, sa bene quali sono i 15 importanti, come tutti i campioni li riconoscono. Questa è brutta. Giocata. Quindi, male. Sì. Rios 4-3, primo set, pubblicità. Rios, men 4-3,